Siamo venuti oggi a trovare il sindaco di Selia Marina anche per dare merito all'importante riconoscimento ottenuto da Selia Marina con la bandiera blu. Dopo tanti anni, sindaco, le bandiere blu campeggiano anche sulla 106, insomma, giustamente come era giusto che fosse. Intanto, come è partita l'estate a Selia Marina, che sta diventando sempre più un punto nevralgico per quanto riguarda l'Alto Ionio Catanzarese, anzi lo è sempre stato, diciamo. Di questo sono molto contento, naturalmente. Abbiamo avuto questo riconoscimento quest'anno, che è la prima volta nella storia di Selia Marina, un paese che lo merita tutto perché ha fatto degli sforzi molto importanti in tema di depurazione delle acque, in tema di raccolta differenziata, in tema di sicurezza dei bagnanti e di balneabilità delle acque, diciamo, del mare. Quindi abbiamo un mare che si è classificato eccellente negli ultimi anni, così come il raggiungimento delle elevate percentuali di raccolta differenziata e il servizio di spiagge cardioprotette, che è quella che poi interessa di più alla sicurezza dei bagnanti, così come aver predisposto oltre 25 passerelle per accessibilità ai disabili o comunque delle persone con difficoltà motorie, hanno fatto sì che Selia Marina gli venga riconosciuto questo riconoscimento internazionale che solo 175 comuni in Italia hanno e in Calabria siamo in 9. Ricordiamolo, non è semplicemente per la qualità delle acque, ma anche per la capacità di ricettività di una località. Esattamente, Selia Marina forse è il comune con, sicuramente nella provincia di Catanzaro, con più alta ricettività. Parliamo di oltre 3.000 posti letto nelle strutture ricettive e di oltre 5.000 seconde case, e queste appunto possono dare ospitalità ai tanti turisti che in questo momento hanno scelto Selia Marina come location del periodo estivo. Per ora, per fortuna, e speriamo chiaramente prosegua per tutta la durata dell'estate, non si segnalano grosse criticità. Anzi, non se ne segnalano per ora, nonostante negli anni scorsi le criticità hanno interessato Selia Marina. No, diciamo che è qualche anno che questo non si manifesta. Stiamo facendo una lotta, ripeto, stiamo attenzionando l'abbandono dei rifiuti facili, e questo ci stiamo riuscendo in una maniera molto, molto fino al momento naturalmente, molto efficace. E i cittadini stanno rispondendo, stanno dimostrando una capacità e un senso civico rispetto a questa tematica ambientale. È chiaro che se i cittadini, le scuole, la parrocchia, le istituzioni tutte e collaborano con l'unico fine di rendere Selia Marina un paese migliore dal punto di vista ambientale, è chiaro che diventa molto più facile, e io voglio ringraziare da questa emittente che è sempre attenta alle nostre tematiche di Selia Marina, perché probabilmente, ecco, sta anche a cuore delle DRTC valorizzare questo territorio, che parliamo ormai di una cittadina, di un comune, in questo momento siamo il terzo comune della Calabria come presenze, e quindi voglio appunto ringraziare voi, ringraziare i cittadini perché stanno collaborando in una maniera molto efficace per il raggiungimento dei risultati in tema ambientale, appunto, in modo particolare. Ultima cosa, per quanto riguarda la presenza dei migranti, Selia Marina è molto cospicua, ma l'integrazione prosegue molto bene. L'integrazione è un elemento, diciamo, è un valore per Selia Marina, lo ha dimostrato negli anni. In questo anno e anche nell'anno scorso abbiamo fatto una convenzione proprio con il centro CAS per migliorare il decoro urbano di Selia Marina. Tanti ragazzi sono impegnati la mattina sia per la manutenzione del verde, la pulizia del verde all'interno della pineta, sia per la pulizia della spiaggia, quindi voglio anche ringraziare loro che ci stanno dando una grossa mano. Per noi il migrante non è un peso, e gestito in questo modo potrebbe essere una risorsa anche per Selia Marina.